Fu un atterraggio impetuoso che finì con una bella botta, ma un autentico successo degno di celebrazioni 100 anni dopo. Era il primo volo transatlantico effettuato da due pionieri del cielo, il pilota John Alcock e il navigatore Arthur Witten Brown. Il responsabile del patrimonio storico di Rolls-Royce, Peter Collins, spiega: la gran parte delle persone nel 1919 non aveva nemmeno visto un aereo. Era una novità assoluta, affidabile e destinata a restare. Quella prima trasvolata atlantica decollò da Terranova e ci mise 15 ore e 57 minuti prima di atterrare nell'estremità occidentale dell'Irlanda.